Buon saluto a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Io sono Maverick, voi siete su Gamerser TV e quest'oggi siamo per un video, diciamo, misto, perché oggi facciamo qualche piccola news e parliamo anche del trailer delle storie della frontiera di Horizon che è uscito l'altro ieri. Vi voglio subito un attimo dire che adesso in questi prossimi giorni ci saranno parecchie live, vi volevo semplicemente aggiornare. Sabato, dato che è Halloween, faremo alla sera una live di Halloween, non abbiamo ancora deciso l'orario. Poi lo scriverò nelle news di sabato e magari anche nei giorni prima negli altri video, quindi continuate a seguirci per vedere che orario sarà. Poi domenica alle 4 ci sarà la solita live di Apex dove giochiamo con voi. E poi mercoledì prossimo, dato che ci sarà la season nuova, il 4 novembre, faremo una doppia live, ovvero che Kira streamerà su Twitch nel mentre che io contemporaneamente streamerò su YouTube. Quindi poi per quella per l'orario vedremo, perché in realtà non sappiamo ancora a che ora esce la season. Adesso andiamo al video. Prima di parlare delle storie della frontiera di Horizon, parliamo di qualche piccola news. Allora, intanto, come ho già anticipato prima, abbiamo saputo che la season 7 comincerà il 4 di novembre, ovvero mercoledì. E già questa è una cosa strana perché di solito noi eravamo abituati al martedì come giorno per tutte le cose. E arriva un nuovo evento il martedì, arriva la nuova season il martedì, finisce quello il martedì. Invece adesso sembra che è possibile che sia spostato tutto al mercoledì, o magari solo l'inizio season è spostato al mercoledì. Questo sinceramente non l'ho ancora capito e lo vedremo col tempo. L'altra cosa che però c'è da capire, che se qualcuno lo sa lo scriva per piacere qui sotto, è a che ora comincerà la season. La season 6 infatti ci ha preso alla sprovvista perché è cominciata alle 7 della mattina e non di sera. E invece per questa season io non lo so sinceramente a che ora comincerà. Quindi se qualcuno lo sa, se no se poi lo scopro lo dirò nelle news di sabato. Comunque, cosa succederà adesso in questa ultima settimana? Intanto, dal 23 di ottobre, ovvero da venerdì scorso, è iniziato ad avvicinarsi l'UFO, che lo vediamo in questa immagine da Canyon dei Re, poi in realtà si avvicina anche sui confini del mondo. UFO che avevamo già detto tantissimo tempo fa che il 23 di ottobre avrebbe cominciato ad avvicinarsi, ci sarebbe stato l'evento dell'UFO, e così è stato. Teoricamente, questa è almeno la teoria che sta passando in questo momento, che è quella più credibile. L'UFO sarà quello che trasporterà le leggende alla nuova mappa e quindi sarà il mezzo di trasporto appunto per le leggende. Mentre il razzo della Hammond, che tra l'altro il 26 di ottobre, ovvero lunedì, ovvero l'altro ieri, ha acceso i motori, non servirà per trasportare le leggende, ma servirà alla Hammond per fare altre cose. Questa è almeno la teoria che è più credibile, più attendibile in questo momento. Ora passiamo a parlare delle storie della frontiera con il video di Horizon, che ha lasciato molte perplessità, molti dubbi. Allora, diciamo che intanto il video parte e già la prima cosa che vi voglio far notare è che appena il video parte, parte subito dicendo caro o cara, quindi dice dear, come se stesse raccontando a qualcuno che cosa è successo tanto tempo prima. E già qui non stiamo capendo a chi si sta riferendo, a chi sta raccontando questa cosa qua. Sta raccontando una delle leggende di Apex, che ci sono già, lo sta raccontando a Valk, lo sta raccontando a suo figlio. Adesso questa cosa qua poi si scoprirà probabilmente più avanti. Comunque, cosa ci fanno capire all'inizio? All'inizio ci fanno capire che il pianeta su cui vive Horizon ha dei problemi di energia, sta incontrando una crisi energetica. E la loro soluzione per risolvere questa crisi energetica è andare a prendere un materiale, un cristallo che si chiama Bramantium, spero di averlo pronunciato decentemente, che dovrebbe essere in grado di manipolare la gravità e quindi teoricamente dovrebbe in qualche maniera riuscire poi con la forza di gravità che dovrebbe creare, si dovrebbe riuscire a creare dell'energia, probabilmente elettrica, perché questo dovrebbe essere il problema che hanno su questo pianeta. Quindi praticamente Horizon, che è una scienziata molto molto famosa, comunque una scienziata molto importante, insieme alla sua assistente che non conosciamo, non sappiamo chi è, ci fanno vedere che la loro idea è quella di andare vicino a questo buco nero che hanno nello spazio, evidentemente non troppo distante da loro, e recuperare questo Bramantium per cercare di prendere energia, quindi di avere dell'energia pulita e soprattutto dell'energia per il pianeta che sta affrontando appunto questa enorme crisi. Vediamo anche che Horizon ha un bambino piccolo.
Ovviamente poi questo bambino dobbiamo capire cosa succederà. Questa cosa qua per ora non lo possiamo ancora sapere. Comunque vediamo che Horizon promette, vabbè, al figlio che tornerà e poi parte con la sua collega, con uno dei... con la sua navicella, quindi parte con un razzo che poi sgancia e passa alla navicella e vanno vicino a questo buco nero. A questo punto Horizon si separa dalla sua assistente prendendo una navicella più piccola, diciamo una navicella di supporto, per avvicinarsi ancora di più a questo buco nero per recuperare questo Bramantium. E infatti si vede proprio che lei si avvicina parecchio, grazie al suo drone riesce a recuperare un po' di questo Bramantium. E quindi ovviamente è felice perché la missione è riuscita, è compiuta. Il problema è che passando questo Bramantium, che infatti si vede questo Brantium, scusate, l'ho chiamato Bramantium finora, ma è Brantium, e questo Brantium, vediamo la sua assistente che con una faccia molto, molto da cattivo dei film, decide di scollegare la navicella di Horizon e di abbandonarla nello spazio. Questo perché ovviamente lei così può tornare nel suo pianeta, sul suo pianeta, e prendersi tutta la gloria della missione e poi chissà cos'altro. Non sappiamo benissimo poi cosa succederà, quali saranno gli intenti della sua assistente. Sta di fatto che Horizon rimane dispersa nello spazio e non riesce a tornare indietro, perché lei deve fare una simulazione, deve calcolare una simulazione per aprire un portale spazio-temporale e riuscire a teletrasportarsi di nuovo sul suo pianeta. Ovviamente qui dal video poi c'è la parte diciamo più criptica di tutte, che non si capisce, fa vedere le immagini del figlio che cresce, che poi addirittura c'è la famiglia e poi muore, però poi sono tutte cose che lei si sta immaginando perché pensa di non riuscire mai più a tornare a casa. Alla fine invece riesce appunto a creare questo portale per tornare a casa e quindi si vede che lo prende e torna a casa. Poi ci dicono 87 anni dopo e fanno vedere che Horizon è arrivata a casa sua però con 87 anni di ritardo. E ovviamente molto probabilmente la sua lore della sua storia sarà che probabilmente giocherà negli Apex Games per ritrovare il figlio, o comunque la sua missione sarà quella di ritrovare il figlio sicuramente. O comunque è vero che il figlio potrebbe essere estremamente vecchio, addirittura morto, però lei potrebbe anche pensare a qualche sistema per ingannare il tempo in qualche maniera, che per ora non si è ancora capita. La cosa che molti ha lasciato perplessi sono questi 87 anni che Horizon ha passato e lei non è invecchiata di niente. Questo è perché in realtà lei sta vicino a un buco nero. Ora, senza stare a fare troppo i tecnici, gli scienziati e cose varie, lo diciamo in modo molto semplice. Dai buchi neri c'è un punto che si chiama orizzonte degli eventi, che è un punto, è l'ultimo punto dove si può vedere qualcosa, dove c'è della luce visibile non ancora distorta dal buco nero. Poi il buco nero oltre quel punto assorbe tutto e distrugge tutto, si mangia diciamo tutto. Sull'orizzonte degli eventi, una teoria molto accreditata della fisica moderna dice che il tempo non scorre come dovrebbe scorrere, cioè non scorre normalmente, ma scorre in maniera molto più accelerata. Quindi praticamente se tu teoricamente vivi sull'orizzonte degli eventi un giorno, se poi torni indietro non è passato effettivamente un giorno, ma è passato molto di più. Ora io non so quanto dovrebbe essere passato, quindi è possibile che Horizon abbia passato magari, non so, una settimana, due settimane lì a cercare di studiare, di fare questo portale per tornare a casa, però sono passati appunto 87 anni in realtà sul suo pianeta, perché lei ha vissuto queste due settimane nell'orizzonte degli eventi dove il tempo non scorre come dovrebbe scorrere. Questo ovviamente almeno ci fa capire la cosa della quantità di tempo passata. Poi abbiamo il fatto che chi è questa sua assistente, che non capiamo appunto cos'è, chi è, cosa potrebbe essere. Molti, la teoria adesso più accreditata che c'è in questo momento, dicono che la sua assistente in realtà sia Ash, che ovviamente quando è giovane è una ragazza normale, che però è ambiziosa e comunque vuole prendersi la gloria e tutte quelle altre cose lì, e poi dopo 87 anni in realtà è diventata un androide, poi vabbè non per forza dopo 87, comunque è diventata un androide perché probabilmente è invecchiata tanto che sarebbe morta, e quindi in realtà hanno trasmesso la sua coscienza dentro un androide, che quindi Ash, che la conosciamo noi, quella di Titanfall, in realtà prima era un umano e poi è stato trasformato in un androide appunto per continuare a vivere nel tempo.
Questa ovviamente è una teoria che può avere veramente molto molto senso, anche perché le due si chiamano Dearie, quindi cara, e in più audio c'è Horizon che dibatte con Ash, che controbatte, si chiamano cara l'un l'altro. E il fatto che si chiamino caro, cara, e quindi tesoro, cara, cose così, fa capire che comunque c'è un rapporto, un legame fra loro due. Ed effettivamente se Ash fosse l'assistente di Horizon, ci potrebbe essere questo legame, perché effettivamente poi comunque quando uno fa l'assistente magari stringe un pochettino di legame in più. Andando un attimino a vedere delle altre notizie di nuovo veloci, vediamo che Tobias, Tobias 12, che ormai lo conosciamo per tanti leak che tira fuori, parla di immaginate come questo arco funzionerà, e poi è cancellato quello che stava dicendo per cercare di non dire altro. Ovviamente se qua effettivamente potrebbe esserci scritto next season, perché in realtà la quantità di lettere, cioè di asterischi messi, se corrispondesse alle lettere ci potrebbe stare, perché next è composto da 4 lettere e season da 6. Quindi potrebbe essere vero che l'arco arriverà la prossima season. Comunque questa guarda un attimino buttata lì così. Poi passiamo un attimino a due leggende, una che è Pathfinder, che ha diciamo una specie di bug, perché qui infatti si parla di... arriverà un fix per il grapple, quindi il rampino di Pathfinder che dura 40 secondi. Evidentemente io sta cosa qua adesso non ci avevo fatto caso. Avevano messo a posto Pathfinder quella cosa che il tempo di ricarica del rampino era dinamico, ovvero cambiava in base a quanto ti muovevi. Evidentemente c'è stato qualche problema di troppo. In più con Octane si parla che in Season 7 avrà un buff tiny, quindi un buff piccolo. E io vi dico vai a cagare, respawn, perché porca miseria, ci vuole un buff gigante per Octane, non un buff piccolo. Comunque, andando avanti, il prossimo weekend dovrebbe esserci il double XP, ovvero appunto i doppi punti esperienza. Questo l'hanno fatto perché tantissima gente si è lamentata che anticipando l'uscita della stagione non riesce a finire il pass battaglia. Con questi double XP ovviamente si guadagna il doppio e quindi si accelera di più, si guadagnano molti più livelli. E quindi questa è una cosa ottima. Poi, sempre per il 4 novembre, ovvero la data dell'uscita della nuova season, arriverà Apex Legends su Steam, e chi gioca da PC sarà felicissimo di togliersi dalle balle Origin e di scaricarlo da Steam. Chi lo scaricherà da Steam avrà anche questi charm, che sono quelli appunto di Portal, di Half-Life e poi questo qui sempre di Watson con il cubo di Portal. Per questo video io direi che è tutto. Se vi fosse piaciuto lasciate un like e un commento. E noi vi ricordo che appunto ci saranno le live sabato, domenica e poi mercoledì la doppia live. E vi ricordo che sabato ci sarà l'altro video delle news di questa settimana, quindi non perdetevelo, perché lì parleremo di tante altre news e anche qualcosa di bello grosso. Oggi era soltanto un video dove parlavamo principalmente del trailer e poi qualche news così alla veloce, giusto perché sabato per alcune di queste news sarebbe stato troppo tardi parlarne. Detto questo, io direi che ci vediamo a un prossimo video. Bella ragazzi.